un pezzo della CGIL e di storia foggiana, anche se vogliamo dire, che ci lascia. Sì, abbiamo subito questa grave perdita, la dipartita del compagno Alfonso Ciampolillo. Lo ricordiamo per la sua generosità, la sua professionalità, l'impegno e l'altruismo che ha profuso nelle diverse postazioni che ha occupato, da quella di delegato aziendale a segretario del settore trasporti, all'interno del suo posto di lavoro che era l'ATAF, e poi ancora con gli incarichi nella segreteria provinciale del sindacato pensionati italiano e poi con l'incarico di segretario generale dello stesso sindacato pensionati. Un compagno che viene a mancare, una grave perdita, ripeto, soprattutto per il suo altruismo, per la sua voglia di mettersi a disposizione degli altri, dell'intera organizzazione sindacale della CGIL e dell'intero mondo del lavoro in questa provincia. Cosa lascia oggi alla CGIL Alfonso Ciampolillo? Beh, lascia sicuramente un importante patrimonio fatto di altruismo, di impegno concreto e costante, di lotta vera e propria, sotto tutti i punti di vista, come dicevo, quindi quella squisitamente all'interno del posto di lavoro, come l'impegno più generale per i diritti sociali, diritto alla salute per i cittadini, per la necessità di quindi progredire e far vedere concretizzati appunto tutti i diritti dalla Costituzione garantiti in Italia ai cittadini. La CGIL perde un pezzo importante della sua storia. Ovviamente sì, e come sempre il tempo che passa non ci resta altro che ricordare quello che ha fatto, l'impegno che ci ha messo in tutta la sua vita e nelle attività sindacali. Io, in quanto presidente Hauser del Circolo di Foggia, riconosco che ha contribuito naturalmente anche per la nostra associazione. Qual è il ricordo più bello che conserva di lui? Il ricordo più bello è quello delle discussioni che ci facevamo, la capacità anche sua di mediare su tutto e di dare sempre spazio a noi come Hauser, come altre associazioni.